Tifosi bianconeri, buon pomeriggio. Purtroppo i prescritti cartonati che stanno facendo un casino inaccettabile e indecente, no? Mi costringono a fare i video uno dopo l'altro ogni giorno. Io non sono uno youtuber, come si dice in gergo, io sono uno che mi piace commentare quello che dico e quello che penso. Però ieri sera gli interessi hanno proprio toccato il fondo. Allora, sulle note di una canzone degli anni, fine anni 70, primi anni 80, Patrick Hernandez, Born to be Alive, ovvero Nato per essere vivo, che sa dice poco al cervello dell'Inter, degli interisti e di quello che loro rappresentano. Parliamo di quello che hanno combinato e che stanno combinando ora. Quindi è partito Patrick Hernandez, perfetto. Allora, io vorrei capire una cosa. Poi siete stati pure sbugiardati oggi. La partita si doveva giocare a porte chiuse, però poi, perché a porte chiuse non si capisce il perché, visto che chi ha problemi col focolaio del virus siete voi in Lombardia e non la Juventus in Piemonte o da altre parti del centro-sud Italia. Ma al di là di quello, allora, le partite o si giocavano tutte a porte chiuse o non si giocavano proprio, però visto che comunque ormai la Lazio aveva giocato e determinate squadre avevano giocato, se doveva prendere un provvedimento che salvaguardasse la regolarità del campionato, a parte che vogliamo spiegare una cosa, voi attualmente siete terzi in classifica e quest'anno col terzo posto il campionato non ve lo danno, non ci sperate. E non andate sotto la Lega a mettere un striscione carciofo, ci risiamo, perché lì ci avete preso uno scudetto che è nostro, eh. Quello è nostro, ce lo dovete ridare, perché voi siete arrivati terzi a 15 punti. Poi, tanta gente si spiega perché la Juventus ha cacciato via Marotta. Marotta era un ladro, lo dico proprio apertamente, miserabile, che seppiava le stecche della Juventus messo lì da Marchionne per controllare gli interessi in cesa di chi. Come Agnelli ci ha avuto un attimo di libertà sulla morte di Marchionne a casa, perché Marchionne con Piero Gabbetti sono l'anima nera, quelli che comandano la Juventus. Avete chiesto il consiglio straordinario di Lega, che poi si è ridotto a giro di telefonate perché non vi siete inculati nessuno, e state rompendo i coglioni, ma su che basi? Perché vi sentate il calendario a voi? Ma tanto non vi preoccupate che andate fuori dall'Europa League e Coppa Italia andate fuori, quindi il calendario non vi sentate. E comunque ve lo posso ribadire, vi siete stati smascherati dal presidente della Lega Delfino, il quale ha detto che venerdì vi aveva proposto di giocare lunedì sera a porte aperte, che era uno svantaggio per noi perché mercoledì abbiamo la Coppa Italia con Milan, e voi vi siete rifiutati categoricamente, quindi a casa, prescritti, ladri e cartonati, born to be alive, nati per essere vivi, ma voi dovete essere nati per essere morti perché siete una manica di imbecilli. Non è falsato niente, non è proprio falsato niente, siete voi che provate sempre con queste azioni intimidatorie, vergognose, perché questo è quello che voi sapete fare, sapete vincere solo così, fuori dal campo. Non c'è più Guido Rossi, non c'è più Tronchetti Provera, non c'è più Palazzi o Borelli che vi nascondono le intercettazioni andate prescritti. Stavolta ve la piate nel bucio del culo. E questo è quello che faccio ai tifosi della Lazio. Pure voi smettetela di gridare, perché voi da questa situazione siete quelli più avvantaggiati di tutti. E tra l'altro, quella cosa che io non capisco, state negando la possibilità all'Atalanta di giocare la sera invece che il pomeriggio del giorno dopo per la Champions. E ci avete solo qua un'iniziazione, ci fate una bella figura. Se fate così, lo perdete pure voi, quindi muti, perché in altra Perugia non si verifica più. Però, brutta figura avete fatto, brutta figura rimane. Siete stati sputtanati vergognosamente da tutti, e quindi di che cosa stiamo parlando? Siete indegni, siete gente che fa schifo, siete gente che meritate veramente di essere presi a pedate nel culo e di essere cancellati dalla storia del calcio. Ladri, 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 prescritti, cartonati, ladri, siete dei ladri, ma non funziona così questa volta, ve la prendete nel bucio del culo, quindi muti! A cuccia, a pecorinati, perché dovete stare a pecorinati e siete delle merde, questo ve lo voglio dire, mi frega un cazzo, sto video fa su Facebook, ma meritate tutti gli insulti, gli isteristi, gente indegna, chi tifa Inter se deve andare a far tampone come per coronavirus, perché ci avete il cervello malato, il cervello, imbecilli, e tutta la curva nord che ha fatto il comunicato, coglioni.